Bisogna capire chi è il più sospetto tra tutti noi. Il più sospetto tra tutti noi. Abbiamo analizzato bene i cadaveri. I proiettili con cui sono stati uccisi sono colpi da cecchino. Peppe, ma però hai visto che quello lì nel bagno, come si chiamava? Pettine. Sì, Pettine. Quello lì morto nel bagno, però è stato ucciso con un coltello. Chi di noi è affezionato ai coltelli? Affezionato ai coltelli e pure ai cecchini, però. Secondo me i sospettati sono due. Due sospettati. No, Peppe, tu mi stai pegando per il culo. Due. No, io raga, io me ne vado. No, io me ne vado al cazzo. Due no. Peppe, quindi potrebbero essere due. Sì. Chi è che tra noi gli piacciono i coltelli? Ma che cazzo volete da me? Tu sei nella nostra lista dei ricercati. Sì, ma tu c'hai una pistola. E cagaci il cazzo, quando troviamo il killer, come lo facciamo fuori? Vabbè. Io nella lista dei ricercati, vabbè, non me ne frega un cazzo. Chi di noi però di solito usa spesso il cecchino? Aspetta, se facciamo riferimento alle Battle Royale, Gennaro e Ciro sono quelli che hanno sempre il cecchino in mano. Hai ragione. Aspetta, però c'è anche coso. Non mi ricordo il nome, ma c'è anche quello. Oh, ma da noi che vuoi? Voglio capire chi di voi è il killer. Scusa, perché ha chiamato me? Perché sei nella lista dei sospettati. Tu una volta l'hai usato il cecchino. E vabbè, la Battle Royale l'hai usato sempre assieme a Gennaro e Ciro. Ciro, ti conviene di stare calmo se non vuoi che ti uccidiamo. Ciro, datti una calma. Oh, datemi una mano a romandone, oh! A posto. E quindi mo siamo nei sospettati. Sì. Porca troia. Bacino, sto venendo. Cioè, Peppe, tu vuoi incolpare me che sto dando pure una mano con le ricerche? E se tu li hai uccisi e poi dici ti do una mano con le ricerche giusto per non farti insospettire? Tu sei troppo intelligente, vaffanculo. Grazie per il complimento. Perché ci hai chiamato? Ci vuoi far passare un guaio? No, nessun guaio. Vi volevo dire che siete uscite dalla lista dei sospettati. Sei affanculo. Vabbè, non cambia praticamente niente. E infatti qua siamo tutti sospettati. Peppe, che ne pensi di Bold? Bold, ma Bold se ne può pure andare. Ah, thank you. Cioè, noi qua stiamo cercando un killer e tu pensi a Bold. Bold è già tanto, non è né cattivo né buono. Non è nessuno. No, non si dice mela. Eppure tu sei sospetto. No, ma io non ho fatto un cazzo. Ah, come dicono tutti. Vabbè, basta, mi sono rotto le palle, io me ne vado. Tu non vai da nessuna parte, tu te ne torni indietro e da qui non si esce, ok? Tu con quella maschera che vuoi nascondere? Un cazzo. Scoprirò io chi è il killer. Indizi, devo cercare indizi. Quello forse è un indizio. Delle scatole. Questa è l'arma del delitto. Aspetta, la devo portare subito a Peppe. Peppe! Cos'è successo, Mela? Guarda che ho trovato. Ma sbaglio, questo è il cecchino. Sì, Peppe, questa è l'arma del delitto. Oh, cazzo. Ma si può sapere però dove l'hai trovato? Stava nascosto sotto a delle scatole, lo dobbiamo analizzare bene. Mela. È giallo.
Ok, facciamo una prova, Mela. Peppe, con calma. Mela, adesso non ti muovere. Peppe, che cacchio vuoi fare? No, non doveva morire. Mela, il tuo sangue è giallo. Il tuo sangue è giallo, quindi mi sa che forse ci vai nella lista dei sospettati. Davvero? Sì, guarda, il coltello è dello stesso colore del cecchino, quindi significa che forse può darsi che sei stato tu. Ciro? Oh cazzo, hai ragione. Ciro, sono io, sono Peppe, ti devo fare solo una cosa. Non ti muovere, mi sono messo la tuta di protezione appunto in modo che tu non mi faccia del male. Ti devo fare una piccola punturina col coltello. No, non sono io il killer, devo fare una punturina col coltello perché stiamo vedendo delle indagini. Non ti muovere. Sì, eppure lui è morto, e io però. Ok, ci l'hai visto, non abbiamo fatto niente. Eh sì, Ciro, pure tu c'hai il sangue giallo. Praticamente tutti quelli là che sono rossi c'hanno il sangue giallo. Quindi ci sta Astro. Ci sta Tometo. No, Tometo credo di no. Poi abbiamo Gennaro. Come, Gennaro non sa manco usare un'arma? Se quello lì nella Battle Royale stava facendo una strage. Sono quasi tutti sospetti. Vado a dirla a Mela.